Innanzitutto io ringrazio Ugo, Ugo, che sono Ugo. Qui e torni stasera, grazie a te, grazie per aver organizzato questo bellissimo incontro, grazie. Saluto Lina, nostra consigliera comunale, che ha fatto un bellissimo intervento ricco di proposte. Dico subito una cosa a Michele Emiliano, che, e questa è l'unica cosa di zona carina, non è un abbisciamento, è una constatazione di fatto. Lo sai bene, io sono pugliese e quando vengo qua tanti anni fa mi definivano come forestiero. C'è qualcun altro che da pugliese mi definì in maniera ancora più pesante, l'estimo la carica istituzionale, però devo dire che tu sei un presidente di regione che è venuto qui senza scorta e non hai subito contestazioni. C'è chi qui veniva in questa città o non ci veniva o veniva con la scorta e o si richiudeva in 4-1. Ma noi riusciremo a dare anche una risposta principalmente alla crisi ambientale della città, che è anche una crisi sociale, se siamo in grado di dare una proposta alternativa. Non si tratta né di piano A né di piano B. Io sono assolutamente contrario a parlare di piano B, almeno dal mio punto di vista, perché un piano B vuol dire che non sei riuscito a fare il piano A e quindi vai al piano B. Ma a me il piano A siccome non mi sta bene. Sapete che cos'è il piano A? Ovviamente quello di mettere in moto un sistema industriale esclusivamente di un'economia basata sui veleni. Penso che sia necessaria una proposta diversa, innovativa, e per portare avanti proposte innovative e diverse abbiamo bisogno di uomini e donne coraggiosi, non quelli che fanno l'amministrazione del quotidiano. E voglio raccontarvi una cosa da consigliere comunale, non faccio nomi di questi consiglieri comunali, era commissario, subcommissario la parte ambientale, l'ex ministro Edo Ronchi, c'era Bondi, e siamo stati invitati all'ILVA a verificare lo stato di attuazione delle prescrizioni. A un certo punto parte di questi consiglieri comunali si seguono, io mi ero preparato il fogliettino, ma i filtri, l'acqua, insomma, tutte queste cose qua, e pare di questi vanno direttamente, oh, ma qui devi dare lavoro alle imprese Taranto, qui per noi che c'è? Se io fossi stato sul commissario Ronchi avrei mandato quei fogli, insomma, visto che c'è un pubblico ministero, qui per noi che c'è? Che c'è qui per noi? Cioè questa modalità, non provinciale, perché io penso che la provincia sia una ricchezza per il nostro paese, ma questa inadeguatezza drammatica di una classe politica che pensa che quando arrivano i soldi c'è qualcosa da spolpare, è un qualcosa che francamente sono d'accordo con Prete quando dice dice che c'è anche una responsabilità dei tarantini. Allora vengo al dunque subito e per essere abbastanza chiaro, io penso che il porto che il porto di Taranto debba essere lo strumento e il volano per il rilancio di un'economia di questo territorio, ma non solo di questo territorio, dell'Italia, perché se non si capisce che se vuoi essere competitivo nel scenario globale del Mediterraneo, qual è il porto in Italia che può essere competitivo da questo punto di vista per intercettare il merce? È Taranto, non c'è dubbio. E diciamo, dissento lievemente con Prete quando parla della questione dell'applicazione della direttiva europea sui dragati, perché il tema, il problema non è l'applicazione, ad assicurare che poi i punti di vista coincidano, ma il problema è che noi abbiamo alcuni porti in Italia che coincidono con i siti da bonificare, e questo è il problema. Ma allora la questione che dico, siccome molte volte mi sono sentito dire, ah perché quei verdi, qualunque cosa in questo paese che non
come hanno fatto le deroghe, secondo me assolutamente incostituzionali, che hanno violentato la vita dei cittadini tarantini e delle cittadine tarantine, di dire: ma come semplifichiamo la vita al porto di Taranto? Cioè, quella è la prova provata che non c'è una volontà politica di trovare una soluzione ai problemi del porto, perché quando c'è la volontà politica, vedi, hanno fatto 9, 8, poi uno perde anche il conto, i decreti 10, perde il conto, scusa, dei decreti salvaggi che sono bingo. Stati fatti. Il Stato dell'ambiente non si è preoccupato di questo. Ora, io penso quindi che la necessità forte, faccio subito una proposta al Presidente Emiliano, la necessità di rilanciare l'economia mettendo al centro il porto, io sono d'accordo con il Presidente quando dice che una soluzione ai problemi occupazionali li abbiamo se diamo una prospettiva. Anche però, se no, devo anche dire una cosa, Presidente, che ci sono, lo dico, mi useranno anche io in questo caso le parole, ci sono stati per il governo nazionale problemi, non lavoratori, perché i lavoratori sono tutti qua, problemi di serie A e problemi di serie B. Cioè, il problema degli operai che sono in cassa di integrazione e che settembre andranno anche prima in mobilità e quindi saranno di fatto licenziati, o gli agricoltori che anni fa hanno perso le terre e nessuno gli ha detto, cioè, ci fosse stato un sindacato che abbia detto tutti quegli agricoltori, coltivatori che coltivano la terra abbiano detto qualcosa, o i vitivinicoltori o i pescatori che hanno avuto questo risorse per poter gestire la casa vostra? Io non lo farei, ma non com'è possibile?
pensare delle fiducia in una fase in cui chi oggi si candida a rilanciare quel polo di fiducia che dovrebbe fare la cosiddetta mentalizzazione, sono società che sono pieni di debiti, sono società che quando sono venute qui a Taranto se ne sono andate via, sono fallite, hanno mandato a disoccupazione con licenziamento decine e decine di lavoratori. È un problema molto serio questo, o non lo è? È stata cambiata, perché sono tedeschi, ha
hanno prima raso il suolo tutto quanto e poi hanno invertito la proprietà di dove erano mandati a, perché hanno speso un fruttino di soldi. Anche il progetto che tu proponi di carbonizzazione è certamente una cosa differente, adesso sarebbe disonesto sicuramente del quale dire che inquina lo stesso, però poi un problema che riguarda la gestione delle risorse. E questo progetto, più o meno simile a quello che diceva Ponchi, che gli hanno segnato in maniera prevede una serie di risorse economiche che se invece noi utilizzassimo per rilanciare l'economia di questa città in questo modello, noi, io penso che tu passeresti sia la storia, innanzitutto, passo io no, io non ci passo. È lo scopo del gioco. Esattamente. Lanceremo una prospettiva economica di questa città. Anche io ho mandato la proposta del cosiddetto decreto Salvataranto a Renzi, anche lui non ha risposto a me, ma io non sono preoccupato di questo. Concludo. Ovviamente io ho anche scritto un libro su questo, concludo dicendo, ringraziando in questo caso, quindi ti ringrazio per l'apertura, ti ringrazio in chiusura, che se il 17 aprile l'Italia si voterà il referendum, si deve anche alle regioni, tra cui il capofila e che hanno presentato dei referendum contro le trivellazioni. Qualcuno dirà, ma che cosa c'entra? Ma c'entra come? Perché se voi sapete che il Golfo di Taranto è pieno di richieste, di domande per permessi di ricerca. Allora, se questo dovesse accadere, voi immaginate che cosa può significare da questo punto di vista. Cioè, altro che andare a crescere, cioè, non riesco a capire la razza. Allora, la necessità di costruire un disegno strategico è importante. Io forse lo posso il tuo, ma non è impossibile, perché tu sei centomila volte più bravo di me. Allora, io che cosa farei? Io mi chiamerei veramente per uscire anche da un po' provinciale dell'Eterno, i maggiori gli economisti più importanti che ci possono essere sulla scena internazionale, i più importanti pianificatori dal punto di vista urbanistico, e di dire: bene, questa città di Taranto vorrebbe diventare come Cuba, è possibile? Com'è possibile? Tra 4 mesi ditemi quello che si può fare. Si fa una legge statale di iniziativa regionale e si apre una partenza cercando di portarsi appresso tutti i comuni, tutta una comunità intera a sostenere un progetto che è un progetto di cambiamento. Io penso che questo è quello che la città si aspetta, perché drammaticamente non vorrei che un giorno gli elementi, dove sono? Non vorrei che non vorrei gli elementi, perché gli elementi, e concludo veramente, rischiamo di metterli tra pochi mesi, quando per la crisi globale del mercato dell'acciaio, perché voi sapete che il rottame ferroso in Europa costa di più della brama d'acciaio che viene prodotta in Cina. Allora, questo non è un problema della competitività, insomma. È chiaro che per ora che è stata inserita dal governo sul piano ambientale, che può essere modificato, è un tentativo ovviamente di ridurre la produzione, ridurre l'occupazione, e poi chi ci dice che poi man mano o Arcelor, o Mittal, chiudono, si prendono le quote di acciaio, come hanno fatto in Francia, si localizzano, se ne vanno, e che cosa succede qua? Barricate? Allora penso che dovete